La 27esima giornata del girone di Serie D vede il Siena affrontare all'Artemio Franchi l'Ornano Badesse. I biancocelesti sono per la prima volta guidati dal nuovo allenatore Atos Serigucci, che non cambia il modulo rispetto al suo predecessore e resta con il 3-5-2. Anche Gilardino conferma il suo 4-3-3. Inizia forte il Badesse, Sorrentino nei primi minuti di gioco sfrutta un errore in disimpegno di Farkas e si procura un calcio di punizione dal limite dell'area. La conclusione è affidata allo stesso Sorrentino, che però centra la barriera. Ancora pericoloso il Lornano Badesse, sempre Sorrentino, questa volta servito da Ortolini, riesce a liberarsi per andare al tiro. La sua conclusione è ravvicinata e alta sopra la traversa. La partita si sblocca alla mezz'ora, Riccabono dalla sinistra crossa con il mancino e pesca il taglio dell'ex della partita. Ortolini di testa non sbaglia e porta in vantaggio il Lornano Badesse. Al 37esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Nassi manca il controllo del pallone ed entra in contatto con Terigi. L'arbitro comanda il calcio di rigore. Dagli 11 metri va Guberti che non sbaglia, il match torna in parità. Doccia fredda per il Badesse, che ancora scosso dal gol del pareggio si fa sorprendere di nuovo. Questa volta è Padulano dalla destra a pennellare per Guidone. Il capitano bianconero di testa incrocia sul palo lontano di Conti. Adesso il Siena in vantaggio. Il Badesse prova a reagire con il solito Sorrentino. L'attaccante biancoceleste scarica per Nassi. Il tiro del numero 2 termina fuori. Pericoloso poco prima della fine del primo tempo il Badesse, Guitto in buca per Ortolini, il numero 9 prova uno scarico, ma Narduzzo in uscita bassa riesce a deviare il pallone, che poi viene spedito in calcio d'angolo dalla retroguardia bianconera. Il Badesse parte subito forte nel secondo tempo, al termine di una mischia in area di rigore Sorrentino prova a trovare il fondo della rete, ma Narduzzo riesce a respingere. La partita si appiattisce fino al 69esimo, quando Guberti, dopo aver dribblato Corsi, crossa verso il neo entrato Mignani. Il colpo di testa dell'attaccante bianconero è debole sul fondo. Ci riprova il Badesse sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla carambola sui piedi di Rinaldini, ma il suo tiro è fuori misura. Occasionissima per gli ospiti, il tiro d'esterno di Corsi c'entra in pieno la traversa, con Narduzzo ormai battuto. Prova a reagire il Siena con uno scambio tra Guidone e Agnello. La conclusione di mancino del centrocampista bianconero viene controllata da Conti. Il Badesse trova il gol del pari all'82esimo. Gargano crossa dalla sinistra e Marzeglia fa valere i suoi centimetri su Ruggeri, colpendo la palla di testa e depositandola alle spalle di Narduzzo. Clamorosa occasione nel finale per il Badesse. Il tiro di Chiti è reso ancora più velenoso da una deviazione, ma Narduzzo con un colpo di reni riesce ad intervenire e a sventare il tiro. E finisce così, all'Artemio Franchi tra Siena e Badesse termina 2-2, entrambe le squadre saranno protagoniste in queste settimane nei match di recupero. Il Siena ripartirà mercoledì da Grassina, mentre il Badesse lo stesso giorno sarà impegnato contro il San Donato Tavarnelle.